Anche gli uffici amministrativi dell'ospedale di Locri sarebbero a rischio smantellamento a denunziarlo e la segreteria territoriale del sindacato autonomo FSI, Emanuela Barbuto, che nel richiedere al presidente della regione Calabria di revocare l'incarico al direttore generale dell'ASP Regina, evidenzia come non si arresta l'opera di smantellamento da parte del direttore Giacomino Brancati, censurato, scrive dalla procura di Locri, dal commissario ad acta Massimo Scura e dallo stesso governatore calabrese Mario Oliverio, che recentemente lo ha invitato a rassegnare le dimissioni. La FSI evidenzia che questa volta la soppressione riguarda gli uffici amministrativi dell'ospedale e in particolare l'ufficio del personale. A far drizzare le antenne alla segreteria della FSI USA è stata soprattutto la disposizione di servizio numero 50 del 24 maggio, con la quale il vertice dell'ASP ha annunciato che dal 1 luglio la stragrande parte delle pratiche inerenti il personale saranno svolte presso la sede centrale dell'azienda sanitaria provinciale e invita i dipendenti, che da anni svolgono con competenza e dedizione le proprie mansioni, a trasmettere le pratiche a Reggio Calabria. Queste iniziative, afferma Barbuto, inducono a far ritenere che verosimilmente sia in atto una riorganizzazione della struttura amministrativa senza la necessaria e doverosa informazione e senza il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. Nel condannare il metodo utilizzato dall'azienda, la segreteria della FSI evidenzia che ad essere penalizzati saranno i lavoratori, che pur avendo sempre svolto con abnegazione e professionalità il proprio dovere istituzionale, talvolta vengono colpiti da ordini di servizio, spesso accompagnati da discutibili procedimenti disciplinari, volti a demotivare e a ledere la dignità degli stessi. Barbuto sottolinea anche l'importanza che rivestono gli uffici amministrativi del nosocomio locrese, non solo per i cittadini di questo territorio, ma soprattutto per i lavoratori, i quali continuano a subire sulla propria pelle i gravi disagi di questa gestione inconcludente, che tra l'altro li obbligherà a recarsi a Reggio Calabria anche per richiedere un semplice documento.